fare i conti con l'ambiente. Siamo con Fabio Chiaravalli, che è il direttore del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di Sogin. Ecco, a proposito proprio del Deposito Nazionale per i rifiuti radioattivi, ecco, vogliamo analizzare un po' gli aspetti tecnici, le criticità anche legate un po' a questo tipo di, così, di luogo proprio particolare. Beh, possiamo fare tesoro dell'esperienza estera, che è già una realtà in giro per l'Europa, e quindi noi, il nostro deposito sarà, si potrà basare su criteri di localizzazione che nel caso specifico sono ricompresi nella guida tecnica 29, che è la guida tecnica emanata dall'ente di controllo italiano proprio per la sicurezza nucleare, sulla base dei quali stiamo per emanare la carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, cioè una proposta di carta che poi nel proseguio sarà messa a confronto e sarà condivisa, no? Con amministrazioni e popolazione. Ecco, questa carta individua delle aree che hanno sicuramente la garanzia dell'idoneità del sito dal punto di vista della sicurezza nucleare. Tecnologicamente parlando, il criterio che sarà adottato per il nostro deposito definitivo, per i rifiuti radioattivi a bassa e media attività, anch'esso è un criterio che ha avuto e dà tuttora sperimentazioni e applicazioni pratiche nel resto d'Europa. Quindi noi andremo a integrare queste esperienze e andremo a realizzare quello che è un sistema multibarriera. Il concetto base è quello di confinare la radioattività in modo tale che non entri in contatto con l'ambiente per il periodo di tempo necessario a che questa radioattività decada naturalmente e raggiunga livelli paragonabili al fondo naturale. Thank you.